Allora, la situazione è la seguente. Noi è da ieri, l'altro ieri, che stiamo cercando di raggiungere la diga di Talvacchia e naturalmente anche il paese di Valle Castellana. Siamo riusciti, diciamo, ad arrivare a piedi alla diga di Talvacchia ieri mattina. Con i mezzi non siamo riusciti, è arrivata adesso una turbina da Trento ed è seguita dai nostri mezzi che sta cercando di aprire la strada fino alla diga per raggiungere i guardiani che ieri hanno soccorso il guardiano che era rimasto solo. E in più stiamo cercando, poi successivamente i nostri dirigenti ci hanno dato anche l'incarico di raggiungere il paese per andare dalle persone che sono rimaste isolate. Quindi contiamo di arrivare al paese circa questa notte, salvo altri problemi o rotture di mezzi che abbiamo. Al momento, ecco, stiamo avanzando con un po' di difficoltà, c'è lo scioglimento, c'è il rischio di valanghe, spesso vediamo scendere delle slavine lungo i costoni, però cerchiamo di avanzare, ecco. Quando pensate di arrivare a Valle Castellana capoluogo all'incirca? Ecco, noi, come ho detto, presumiamo di arrivare in nottata, non so se prima o dopo mezzanotte, ma comunque in nottata, salvo guasti, pensiamo di arrivare lì. Abbiamo ieri portato in salvo delle persone che abitano sotto la diga, le abbiamo fatte venire in partiti con noi, le abbiamo portate con i nostri mezzi, le abbiamo riportate ad Ascoli al sicuro. Però sono rimasti i genitori che non potevano camminare, sono rimasti isolati.